Nasco come cantante, ovviamente negli anni 50 e poi nel 70 ho incominciato a fare l'attore dopo il festival. Io ne ho fatto tre di festival, insomma. Ma quanta nebbia che c'è sta? Ma sembra strano, ma perché? Ah, quanto tempo sto a Milano? Era una canzone che io voglio. Giravo un po' l'Italia con le mie compagnie, con Sal, di sceneggiato ovviamente, e quindi ovviamente io cercavo di avere un titolo sempre teatrale e debuttavo proprio a Milano. Allora questi amici che stavano a Milano, emigranti, queste cose qua, e io mi venne in mente di fare questa qua anche perché era morta in quel periodo mia madre e volli dedicarci una canzone, insomma. Questa qua sai più triste, mamante, che frutta qua mia sera come me, questa viene vecchia, mamante, sta ferreva che manchessa, mamante, sta ferreva con non sapeva più. Questa vocazione di cantare. Lei mi insegna che il canto è un dono di Dio, la musica è divina. Andavo a studiare musica dai vari maestri, campanile, allora c'era Enzo Aita, la Santa Maria, i migliori maestri che c'erano a Napoli. Una cosa voglio dire importante, che io andavo dai maestri per farmi ascoltare e dice, la prima cosa che gli dicevo, signori B, io non ho un centesimo, se volete insegnarmi a cantare, cioè per l'addizione innanzitutto, io sto qua. Se un giorno arriverò a fare qualcosa, ricompenserò. Nei vari teatri si comincia, si fa la gavetta. Io c'avevo un cinema, vicino a me c'era il Cinema Teatro Odeon. Io ero ragazzino, venivano i famosi artisti di allora, e c'è stato anche Totò, Franco Ricci, Sergio Bruni e tanti altri, Nunzio Gallo. E allora io stavo così, li guardavo attraverso quel buco della, come si chiama, la cinepresa, no? E ogni tanto dicevo, voglio dare a comando, vieni qua, facci il riflettore, perché ci manca chi che fa il riflettore, cioè l'occhio di bue. Guardando questi qua, vedendo tutto ciò che succedeva intorno a loro, imparai a fare anche questo. Il compenso non ho visto mai una lira da ragazzino. La cosa importante è che io andavo a studiare con un altro paese che stava a Piazza Garibaldi, allora di Napoli, e allora a un certo punto mi cambiavano nome tutte le volte che andavamo a fare questi sponsali, queste cose qua. Dice, tu stasera ti chiamerai Mario Ricci, un'altra sera ti chiamerai Pasquale così, un'altra sera. Dico, signori miei, ma io quando vengo? Datemi un nome, insomma. E in quell'epoca c'era un cantante che disse, mettiti Mario Da Vinci. Oggi, capito, sei stato tu che hai combinato sta infamità. E tu,
Tu, occhi mio, non li vedrai più, Mario. Non li vedrai più. Mai più. A casa, quale casa? Io gamba su. A notte per coperta tengo cielo. Ogni mattina aspetta che esce sola. Ho solo che mi viene a me scarfare. Stai solo abbandonato in mezzo a via. E mezzanotte non ti fa paura. Dimmi perché non tieni genitore. Chi che destino infame a chi sto caro. Portatella sta mala femmina. Ceci, verrò a farti una visita. Quando vuoi e a dove? Ceci, se ho app, più guappere, meglio app. Fermi tutti, questa è una rapina! Ma che ha fatto? Mamma mia, niente, è morto. Arrendetevi, la villa è circondata. Oddio, la polizia. Ma che fai? Lasciami fare. Scusa, papà. Ma se mi vuoi veramente bene, scordati di me, perché io non ti voglio più vedere. Addio! Ma tu mi devi credere, figlio mio. Sono innocente. Ma io sono nato come attore un po' di tempo fa. Poi a un certo punto della mia vita ho sentito un grande richiamo artistico, una trasformazione artistica, sentivo il bisogno di comunicare con la musica e ho iniziato a scrivere le prime canzoni. Io sono l'unico dei figli, il quarto dei figli nato negli Stati Uniti, perché papà nel 69 era negli Stati Uniti, precisamente a New York. Mia mamma lo raggiunse. La prima tournée americana l'ho fatta con Domenico Modugno nel 66. Debutto, le dicevo, la prima tournée con Modugno, giro tutti gli Stati Uniti, poi andammo insieme a Los Angeles, a Hollywood, con un grande spettacolo, Orsa Maggiore, e quindi ebbi un enorme successo. Allora vidi che forse in Italia o non avevano capito chi ero io, che il mio canto, non lo so, e per mia moglie devo tutto perché lei mi ha fatto da madre e da sposa. Sala nasce in America nel 69 e ovviamente io decisi di andarmene perché dovevo girare tutta l'America. Allora mia moglie, ecco perché mi riferisco all'amore, all'affettuosità di tutto ciò che mi circondava, disse una volta che devi partire e vai a Massachusetts, vai in giro per l'America, vieni in Italia, so, in Italia non ce la faccio a stare qua. Io per amore di lei e per i miei figli ovviamente. Mi sento napoletano a tutti gli effetti, anche perché sono ritornato in Italia prestissimo. E mia mamma è una persona speciale, una persona particolarissima, ha dedicato la sua vita a seguire papà, sempre, in ogni momento. Io sono sposato con Paola, ho due bambini. Io sono sposato molto giovane, sì. Mi sono sposato molto giovane perché forse probabilmente ho in qualche modo bruciato una tappa, la mia infanzia. Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso per parlare un po' di noi. Anche se per te non vale niente, sei distratta, quasi assente, guardi quello che non c'è. Ho voglia di capire dove è finito il tuo amore, mi ami ancora. Non riesco a farti innamorare più di me e non so più qual è la strada per andare. Sembra essersi fermata su di noi.
pago il conto della fine dopo l'ultimo caffè. Sento in bocca il gusto dell'amaro, l'espressione del dolore dentro i lividi che ho. In guerra non c'è amore, ma stai facendo morire chi ti ama ancora. Non riesco a farti innamorare più di me, le tue parole sono fredde da gelare il cuore. Prova a scendere giù dove vive il tuo diavolo, dove fuoco più fuoco non c'è, come ha bruciato con te un paradiso d'amore. Hai chiuso tu la strada per andare dal tuo cuore, se non riesco a farti innamorare più di me, se devo arrendermi, se devo perderti, stasera porta pure il vuoto via con te. E quando io lasciai l'America e avevo, diciamo, un po' l'oro sotto i piedi, come si suol dire, vengo a Napoli, un impresario napoletano, dico finalmente sto qua, ritornando a Napoli, dico adesso vado nell'ambiente e ritorno a cantare. Questo mi fa, quanto prendi? Io dico, non so, in America prendevo 3.000-4.000 dollari in quel periodo, che erano, lui meravigliato, dice no, ma tu più di 15.000 lire qua no, non ti possono pagare. E io mi venne in mente subito di togliermi dalla circolazione. Incontrai un autore che era Raimondo Dura, che in quel periodo si faceva un festival di Napoli. Io già avevo lasciato con successo questi festival precedenti e gli dissi, come si fa adesso per partecipare al festival? Dice, se porti una copiata vincente da un artista che sta a Milano, insomma. E allora io avevo una lettera della United Artists quando sono ritornato in Italia, andai da Curci. E allora c'era Robertino, disse non vi conviene stare con noi qua, che c'è Robertino. Allora passai alla Liberty Americana, casetta che era la Bell Disc, e c'era uno il direttore che era un grande. Sentì questo disco a 33 giri che io portai dall'America, dice finalmente abbiamo trovato lui stesso, così abbiamo trovato il cantante per il festival. E cambio tutta la mia vita un'altra volta. Una serie santa chiara, io serin d'acqua d'amore, quando femmine sincere si perdevano in amore, si sposavano a Gesù. Fontane me cape monte, mo se perde un amante, già ne tiene nate cento, che una femmina innocente, e già gente non c'è più. No, non ne amare, ma non c'è credo, è morto per stasi mani e tornando. Ma che c'è qua? Ma fa paura c'è tornare. E un bel giorno, io all'età di 4 anni, un giorno andai a trovare papà, che faceva la stabile, il primo attore in un teatro stabile di Napoli, che oggi non c'è più, il Teatro 2000. Mamma ci portava in teatro da papà il sabato, perché la domenica non si andava a scuola. E io puntualmente ogni sabato sera, dopo 3 spettacoli, costringevo tutta la compagnia a rimanere lì in teatro, perché io dovevo salire sul palco e dovevo imitare mio padre. E c'era un attore che mi ricordo con grande affetto, Lino Matter, marito di Anna Walter, un grande attore del teatro napoletano, che poveretto rimaneva lì e esaudiva il mio desiderio.
E quindi ero lì così e imitavo mio padre.